Cambia il posizionamento di due fotored, cade la sanzione di cambio di corsia, solo multe con il rosso nei dispositivi, 4 in tutto, 2 per incrocio, che installati le scorse settimane saranno presto attivati dopo l'ok della delibera della giunta comunale. I due nuovi dispositivi sono quelli installati sulla base della relazione di pericolosità e sinistrosità degli incroci aggiornata ai primi mesi del 2021, messa a punto dalla polizia locale in altre due arterie centrali, quello dell'incrocio tra Viale Pigia e Viale Salandra e il secondo tra Viale Leopardi e Via San Domenico Savio. Questa bollente questione, su cui è intervenuto anche il consigliere Rotundo, capogruppo del PD, che ha dichiarato: alla lunga hanno vinto le nostre buone ragioni, ma rimane il rammarico di non essere stati ascoltati per tempo dopo la battaglia per spostare il fotored Trappola di Via Monteroni, dove decine di migliaia di automobilisti incolpevoli sono stati sanzionati per la cosiddetta errata canalizzazione di corsia. Avevo pubblicamente invitato la giunta a prevedere che i nuovi fotored fossero utilizzati solo per il rosso e non anche per le infrazioni per errata canalizzazione. A stretto giro però arriva la risposta dell'amministrazione comunale con l'assessore Signore, che ha dichiarato: l'amministrazione non ha mai utilizzato il codice della strada per fare cassa, ma ha sempre agito nella legittimità. I verbali emessi in via Monteroni non sono annullati dai giudici chiamati a valutare i ricorsi, segno inequivocabile che la nostra azione era mirata a sanzionare gli automobilisti indisciplinati che mettevano a repentaglio la salute e l'integrità fisica dei nostri cittadini.